Ciao a tutti da diegodetecnofan.it. Appena finita la presentazione mi sono gettato su un esemplare di Galaxy S9. Quello che vediamo invece di qua è il Galaxy S9. La differenza sostanziale tra i due smartphone è che qui abbiamo un display da 5.8 pollici, mentre su S9 Plus un display da 6.2 pollici. Un'altra sostanziale differenza è il retro, ovvero la fotocamera, che in questo caso abbiamo una fotocamera singola, mentre sul Galaxy S9 Plus, vedete, la fotocamera è doppia. Ma parliamo un pochino delle caratteristiche tecniche. Entrambi i dispositivi hanno un processore nuovo, Samsung Exynos, un octa-core con 4 core da 2.9 GHz e altri 4 core da 1.9 GHz, 4 GB di RAM per Galaxy S9 e 6 GB di RAM per Galaxy S9 Plus. I dispositivi, seppur diciamo visti frontalmente possa sembrare un Galaxy S8, nella parte posteriore è stato finalmente spostato il sensore delle impronte. Adesso tutto il blocco fotocamera è sviluppato in verticale. Stessa cosa anche sul Galaxy S9 Plus, adesso l'ha girato questo ora qua, e comunque avete visto che la doppia fotocamera non è una grandangolare, ma usa il 2x, quindi viene mantenuta la configurazione utilizzata sul Galaxy Note 8. Dal punto di vista software, le novità sono parecchie. Una delle più interessanti innanzitutto non è software ma è hardware, ed è la fotocamera del Galaxy S9, ovvero ha una doppia apertura f1.5 ed f2.4. Questa apertura è meccanica, ovvero vuol dire che cambierà da sola in base alle condizioni di luce. Questo permette delle foto davvero fantastiche, o almeno così dicono. Quello poi lo proveremo quando avremo il tempo di utilizzarlo con calma. Un'altra novità è la possibilità di utilizzare delle emoji in realtà aumentata, che sono esattamente queste. Vediamo se le troviamo. Selfie AR emoji, praticamente scatterà una foto del nostro volto e poi creerà un emoji. Adesso vediamo se riesco a scattare la foto. Creiamo la mia emoji. Maschio. Adesso vediamo cosa viene fuori. Questa emoji poi può essere utilizzata, non ci assomiglia un cazzo. Questa emoji poi può essere utilizzata, si può cambiare anche il taglio dei capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che c'è da lavorare un pochino. Comunque vabbè, dai, questa era una funzione del dispositivo. Altre funzioni, chiaramente se non volete fare il vostro volto potete scegliere anche la possibilità di utilizzare delle funzioni già preimpostate. Sempre la fotocamera, la novità è che abbiamo il super slow motion, è in grado di registrare video in HD a 960 frame per secondo per avere un effetto rallentatore veramente molto molto appariscente, perché poi quando lo andremo a rivedere ci metterà in sottofondo anche della musica. Abbiamo poi la novità del speaker stereo, quindi doppio speaker con suono stereo, potenziato da AKG, batteria da 3000 mAh per Galaxy S9 e 3500 mAh per Galaxy S9 Plus. Prezzi per il mercato italiano: 899 questo dispositivo, quindi Galaxy S9, 999 euro il Galaxy S8 Plus. In esclusiva su Samsung Online Store sarà anche la versione da 256 GB del Galaxy S9 Plus, in vendita a 1099 euro. Ci sarà la possibilità di prenotarlo fino al 5 marzo e sarà in vendita a partire dal 16 di marzo. Se lo ordinate sul sito di Samsung lo riceverete con 7 giorni di anticipo. Per il momento è tutto, questo era Samsung Galaxy S9. Ciao da Diego.